Andrea Lucchese, ho 26 anni e vivo a Treviso. Dipingo, principalmente quello che mi piace dipingere sono i muri. Io faccio murales, cerco di occupare spazi grandi, più grandi possibili. Ovviamente faccio anche quadri, perché sennò non riuscirei a portare in giro le mie opere. Soprattutto perché i muri che trovo sono in zone un po' nascoste, in fabbriche abbandonate, e non è facile anche parlare con i comuni e trovare dei muri grandi, quindi mi occupo di pittura sia su muro che su tela. Mi occupo di figurativo, quindi volti, corpi umani, soprattutto donne e nudi, molti nudi. Mi sono formato sui banchi di scuola, non stando attento alla lezione, ho iniziato alle medie a disegnare, e al posto di stare attento alla lezione disegnavo, infatti mi hanno bocciato un po' di volte, però pazienza, credo che ne sia valsa la pena. Non ho fatto nessun corso e nessuna scuola, disegno solo quotidianamente e faccio pratica da solo, imparo. Sono più le cose che butto via, chiaramente, rispetto a quelle che tengo, perché credo che da autodidatta gli errori siano gli insegnamenti più grandi, quindi mi arrangio. Ho degli artisti che seguo molto e che mi piacciono molto, che sono Borondo, che è uno street artist spagnolo, e Guy Denning, che è un artista francese. Ho un'opera magari alla quale sono più legato, che non esiste più, perché l'avevo fatta su un muro enorme di una fabbrica che ha preso fuoco poco tempo fa, quindi credo che non esista più quel muro. Rappresentava una persona obesa, sdraiata su un divano che mangiava e rideva e si vantava di essere obeso, che credo sia un po' l'emblema della società attuale, quindi che i propri vizi, per quanto sbagliati, vengano esaltati e amplificati. Questa forse è quella che mi piace di più, però una che rappresenta me non ce l'ho. L'unico progetto è continuare a fare, forse il progetto più difficile, perché continuare a fare, a realizzare, a cercare sempre spazi nuovi dove poter dipingere è difficile, però credo che l'unico progetto sia quello, poi nessun altro.